Resident Evil Caliban Cove, capitolo 3. Jill sentì il cuore accelerare, i battiti in reazione alle parole di Rebecca. Gli eventi precipitavano troppo in fretta. Pensò, e loro non erano pronti. La decisione della giovane biochimica era stata improvvisa, temeraria. Anche se Jill era sicura fin dall'inizio che non si sarebbe tirata indietro, Rebecca era molto più forte di quanto potesse apparire a prima vista. Girò lo sguardo nel vasto soggiorno della casa di Barry, prendendo nota della reazione dei suoi compagni. Chris, con un'espressione tesa, la bocca ridotta a una linea sottile, fissava con aria assente la mappa di Caliban Cove, mentre Barry si era avvicinato a una finestra e scrutava da dietro le tende. Le sopracciglia aggrottate, anche se fuori era buio e non si vedeva nulla. Sono tutti preoccupati per Rebecca. E non ha torto. Griffith sembra un pericoloso psicopatico, ma se fosse toccato a un altro di noi, come avremmo potuto rifiutarci di andare? Rebecca aveva dato. Ce l'ho io fortissima, però, sta musica in cuffia. Rebecca aveva dato prova di una lealtà non inferiore alla loro, e anche questo non costituiva una grossa sorpresa. L'aggregazione di quella intrepida ragazza era uno dei pochissimi eventi positivi dei giorni pieni di frustrazioni succeduti all'incendio della villa. Rebecca aveva continuato a credere che fosse possibile vincere contro l'Umbrella, anche dopo il loro allontanamento dalle indagini. E aveva lavorato in modo instancabile per rincuorare gli altri. Aveva un ingegno brillante, non aveva mai fatto pesare la sua superiore competenza scientifica quando aveva cercato di spiegare come agiva il T-Virus. E tuttavia anche lei parve vacillare un poco mentre guardava i tre uomini nella stanza. Lo stesso David Trapp, sembrò vagamente pentito di averla spinta a compiere quel passo, probabilmente in considerazione della sua giovane età. Eh sì. È davvero giovanissima e molto graziosa, per giunta. Probabilmente molto più in gamba di tutti noi messi insieme. Ma si sa, agli occhi degli uomini la gioventù e l'avvenenza di una donna finiscono per mettere in ombra tutte le altre qualità. Jill incrociò lo sguardo di Rebecca e le fece un sorriso di incoraggiamento. Quando aveva la sua età, lei era una scassinatrice professionista, una vera specialista in materia. Era preoccupata per Rebecca, ma solo perché aveva sviluppato nei suoi confronti un sentimento di affetto. Il fatto che fosse così giovane non era un motivo per sottovalutarne il talento. Rebecca sorrise a sua volta e venne a sedersi accanto a lei, mentre David rivolgeva un cenno esitante alla sua nuova collaboratrice. D'accordo allora. Bene. C'è un volo che parte per Bangor alle 23. Una volta lì prenderemo un aereo più piccolo che ci porterà fino a un campo d'aviazione nelle vicinanze di Exeter. Pensavo di consultarci tutti insieme per mettere appunto un abbozzo di piano strategico e di fare poi un salto a casa tua mentre andiamo all'aeroporto, in modo che tu possa prendere con te il necessario. Rebecca annuì e Barry. Dopo aver socchiuso una finestra, tornò verso il centro della stanza e si unì a loro, appollaiandosi sul braccio della poltrona. Incrociò le braccia sul petto vigoroso e rivolse un cenno con il mento a David. «Sei tu lo stratega?» disse amabilmente. «Perché non ci dai qualche suggerimento?» La stima reciproca che legava i due uomini era evidente. E questo rendeva David ancora più simpatico agli occhi di Jill, nonostante gli errori commessi da Barry nella tragica spedizione alla villa. E sebbene fosse poco incline agli entusiasmi, Jill continuava a fidarsi pienamente del responsabile della sua unità. E Barry sembrava avere una gran fiducia nelle capacità di David Trapp. «Non vorrei sembrare presuntuoso», disse quest'ultimo, «ma credo di avere un paio di idee su come possiamo affrontare la situazione». Sono passati diversi giorni da quando ho saputo del tradimento dei vertici della Stars. Comunque vorrei che prima ne parlassimo insieme e vagliassimo i suggerimenti di ciascuno. Mi rendo conto che deve essere stato per voi un vero shock.
Jill notò di nuovo l'amarezza con cui pronunciava la parola tradimento. Il fatto che i vertici della Stars si fossero resi complici delle malefatte dell'Umbrella non gli andava proprio giù, evidentemente. E Chris e Barry hanno sicuramente la stessa sensazione. Tutti e due hanno dato alla Stars una parte molto più rilevante della loro esperienza rispetto a me o a Rebecca. Jill era sicuramente frustrata e infuriata per il tradimento che era stato perpetrato ai loro danni, ma non era questo che pensava maggiormente sulla sua. Non era questo che pesava maggiormente sulla sua decisione di combattere contro l'Umbrella. Si era convinta a fare quel passo il giorno in cui le sorelle McGee erano state brutalmente assassinate. Le due bambine, che erano state le sue prime amiche a Raccoon City, erano state fra le vittime innocenti causate dal T-Virus, quando questo si era diffuso in modo incontrollato dal laboratorio celato alla villa. Scacciò quel pensiero, concentrandosi sui problemi più immediati. Senza il sostegno della Starcy, il loro lavoro sarebbe stato molto più arduo. Non impossibile, anche se doveva ammettere che a questo punto le loro probabilità di successo erano prossime allo zero. Ma fortunatamente era una donna di carattere e non le pesava troppo il fatto di partire così svantaggiata. Non importa comunque, l'Umbrella pagherà per i suoi misfatti in un modo o nell'altro. La voce maschia di Barry infranse il silenzio dalla stanza. Con espressione pensierosa disse: "Forse dovremmo denunciare la cosa alla stampa, non a quella locale, bensì a qualche grande giornale diffuso su scala nazionale." David sospirò scuotendo la testa. "Ci avevo già pensato. È una buona idea, ma al momento non abbiamo in mano niente di concreto che comprovi le nostre affermazioni." "Sì, ma almeno l'Umbrella non potrebbe colpirci impunemente, avendo addosso gli occhi di tutti." "Non è detto," intervenne Jill. "Se sono riusciti a portare dalla loro parte i vertici della Stars, possono farlo con chiunque e senza prove. Insomma, devi ammettere che la storia è di quelle che nemmeno i giornali scandalistici sarebbero disposti a pubblicare così facilmente." Seguì un momento di cupo silenzio. Effettivamente, quella faccenda poteva suonare incredibile, pazzesca a chi non avesse vissuto in prima persona gli eventi. Un virus che poteva trasformare accidentalmente le persone in zombie e che era stato usato per creare dei mostri, tremende armi viventi, scoperto e celato da una grande compagnia del settore biochimico che ingaggiava scienziati pazzi per condurre esperimenti sugli esseri umani. Sarebbe bastato un criminale nazista ambizioso, ansioso di scatenare una guerra, magari dotato di armi atomiche, e una simile invenzione sarebbe diventata subito un bestseller. Bene, riguardo a quello di cui stavamo parlando prima, chiedere l'aiuto di qualcuno nelle altre unità della Stars, disse Chris, pensavo di mettermi in contatto con un paio di vecchi compagni che hanno fatto con me il corso di addestramento, e so che Barry conosce un sacco di persone nel nostro ambiente. David assentì con il capo. Sì, penso che dovrebbe essere una priorità. La mia preoccupazione è come prendere contatto con loro. Le linee telefoniche potrebbero essere già sottoposte a intercettazione. L'ultima cosa che vogliamo è che l'Umbrella venga a sapere dei nostri piani. Purtroppo non potremo fare ancora a lungo affidamento sulle risorse della Stars. Forse dovremmo cercare qualcuno che faccia da tramite, disse Jill. Qualcuno che non abbia niente a che fare con la Stars. Chris sorrise improvvisamente. Conosco un tipo che prima stava nell'Air Force e che adesso lavora per Jack Hamilton, uno dei capi sezione dell'FBI. Non conosco Hamilton, ma so che Pete, il mio amico, è la persona più onesta di questo mondo e mi deve restituire un favore. Magnifico, fece David. Forse puoi chiedergli di aiutarti anche a indagare sulla polizia locale. Appena avremo raccolto prove sufficienti nel laboratorio del Maine, potremo andare dal tuo amico e convincerlo ad aprire un'inchiesta a livello federale. Sembrava una mossa appropriata, ma Jill continuava a sentirsi insoddisfatta. Era ansiosa di entrare in azione. Aspettare che la Stars si degnasse di dare loro una risposta era già stato abbastanza frustrante. E la prospettiva di dover attendere ancora, specie sapendo che Rebecca stava rischiando la vita, le appariva intollerabile. Hai detto di aver elaborato un paio di idee su come affrontare la situazione.
disse rivolta a David. Questo è a noi. Sì, anche se una volta che avremo fatto intervenire il governo, forse non sarà necessario arrivare a tanto. Stavo pensando a un piano per fare un'incursione nel quartier generale dell'Umbrella. Una faccenda piuttosto arrischiata, per usare un eufemismo. Credo sia più prudente darci degli obiettivi più limitati per il momento. Ma penso soprattutto che voi tre dobbiate trovarvi al più presto, il più presto possibile, un nascondiglio. Un nascondiglio sicuro. Fareste anche bene a cercare di scoprire chi sia veramente il signor Trent. Per quanto abbia il presentimento che la ricerca sarà poco o niente fruttuosa, va fatta. Abbozzò un sorriso. Jill, che aveva avuto a che fare con Trent, condivise i suoi dubbi. Se c'era una cosa che colpiva in quello strano personaggio, era la prudenza con cui calcolava ogni minima mossa. Ho l'impressione che troveremo solo quello che lui ha deciso di farci scoprire, continuò David. Ma vale la pena di dare un'occhiata e dovremo pensare a un luogo adatto per ritrovarci dopo che... La sua morbida voce baritonale si interruppe col colpo. Anzi, di colpo, mentre si girava di lato, tenendo l'orecchio. Nello stesso istante, Jill sentì qualcosa che le fece gelare il sangue nelle vene, un fruscio tra i cespugli, attraverso la finestra che Barry aveva prima socchiuso. L'ombrella. A terra! Gridò Jill, riparandosi dietro il divano e trascinando con sé Rebecca mentre la finestra andava in frantumi e la tenda veniva lacerata da una raffica di mitra. David si allungò sul pavimento sfoderando la sua pistola, mentre i proiettili sforacchiavano la poltrona in cui era seduto fino a un attimo prima. Batuffoli di lana usciti dall'imbottitura svolazzavano davanti ai suoi occhi sbarrati e una gragnola di pallottole andò a stamparsi sulla parete in fondo alla stanza, sollevando una scia di polvere e seminando intorno schegge di intonaco e di legno. Maledizione! In una breve pausa tra una raffica e l'altra sentirono infrangersi i vetri delle finestre sul retro della casa. Barry, le luci! Gridò, ma Barry aveva già avuto la stessa idea e stava facendo tuonare la sua grossa Colt Python. La stanza piombò al buio quando i colpi di Barry trovarono il bersaglio facendo cadere dall'alto una pioggia di frammenti di vetro. Ma un po' di luce filtrava ancora dall'ingresso. Dall'esterno venne un'altra sventagliata di proiettili. Strisciando sui gomiti e sulle ginocchia, Chris si mosse verso l'atrio. Poi si rotolò a terra e fece fuoco, spegnendo le luci anche lì. Nel soggiorno il buio divenne totale e le raffiche di mitra cessarono. Con le orecchie che ancora gli ronzavano per il fragore degli spari, David sentì scricchiolare dei frammenti di vetro sotto le scarpe di qualcuno che veniva avanti dalla cucina. I passi si arrestarono di botto. Probabilmente l'intruso voleva attendere che i suoi compagni riprendessero a bersagliare le finestre sul lato anteriore, occultando con quel rumore la sua presenza all'interno della casa. Devono essere in tanti per coprire tutte le uscite. La porta della cucina sul retro, la veranda anteriore, le finestre. Altri passi risuonarono in cucina, stavolta trafelati, ma si arrestarono anch'essi. Dentro casa erano almeno in due. Forse aspettavano rinforzi oppure che gli assedianti facessero la prima mossa. Nella mente di David i pensieri si affestagliavano in modo frenetico, quasi autonomo, vagliando a grande velocità la possibilità o le varie possibilità di difesa. Se riusciamo a salire al piano superiore, possiamo farli fuori uno alla volta, appena si affacciano in fondo alle scale. Ma loro potrebbero dare fuoco alla casa. Forse è meglio affrontarli direttamente e tentare di uscire dal retro, a meno che non siano meglio armati di noi, dotati magari di visori notturni, e in tal caso saremmo dei bersagli fin troppo facili. Una sola cosa era certa: non potevano restare lì dove non c'era modo di trovare un riparo adeguato per contrastare un attacco a fondo. David sentì un leggero rumore sulla sua destra, poi vide la sagoma massiccia di Barry venire verso di lui. I suoi occhi si erano ormai abituati sufficientemente all'oscurità per distinguere anche le figure di Jill e Rebecca dall'altra parte del tavolino. Erano armate tutte e due, non riuscì a vedere dove fosse Chris e si disse che probabilmente era ancora nell'ingresso. La casa di Barry era in fondo alla strada, l'ultima, prima di un grande parco.
se fossero riusciti a sgusciare fuori e a nascondersi nel fitto del bosco, magari ce l'avrebbero fatta. L'idea gli parve buona, del resto anche un piano d'azione scadente era sempre meglio di niente, e non c'era tempo per studiare eventuali alternative. La porta della cantina? Sussurrò David. Barry rispose con un altro bisbiglio da cui traspariva tutta la tensione che sentiva in quel momento. Sì, niente da fare, sicuramente c'era qualcuno di guardia anche lì. Dovevano uscire dal piano superiore. Fuggiremo attraverso il parco, mormorò. Jill, unisciti a Chris e preparatevi a coprirci al mio segnale. Barry, Rebecca, appena entreremo in azione, precipitatevi su per le scale, andate a una finestra rivolta a est e saltate giù facendo meno rumore possibile. Noi vi seguiremo. Pronti? Via! Jill era già apparsa da dietro il divano ed era sparita nel buio verso l'atrio. Barry e Rebecca le andarono dietro. David si trattenne giusto il tempo per raccogliere le carte che Trent gli aveva dato. Le infilò sotto la camicia, contro il petto sudato. Nella cartella non restava nient'altro di compromettente. Scivolò verso il nero varco che comunicava con l'atrio. La scala che portava al piano superiore stava di fronte alla porta d'ingresso. Sulla sinistra, al capo opposto del lungo vano dell'atrio, c'era la cucina, dove stavano appostati silenziosi i due killer al soldo dell'ambrella. Jill e Chris a destra, io a sinistra. Quando si scatenerà la sparatoria, il resto degli assalitori dovrebbe attaccare in forze la porta d'ingresso. David conservava una tenue speranza, ma bastava un minimo inciampo ed erano tutti morti. Lontano dalla luce fioca che filtrava dalle finestre, era troppo buio per comunicare a gesti. Raggiunse Jill e Chris parlando a voce più bassa possibile. Andate a destra! Jill, tu sguscerai fuori per prima, strisciando per terra, sussurrò. Riteneva improbabile che gli avversari sparassero verso il pavimento e Chris poteva ripararsi dietro la parete dell'atrio. Io vado alla porta d'ingresso. Avete esattamente 6 secondi di tempo, non uno di più. Quando saranno trascorsi, dovrete essere sulle scale. Al mio via! Scattarono all'unisono, Chris e Jill. Verso destra, sparando verso la porta della cucina. David dall'altra parte, stando basso, verso la porta d'ingresso. 5. 4. Barry e Rebecca si slanciarono verso la scala, mentre tutto intorno a loro fischiavano le pallottole. David puntò la sua beretta nel buio contro la porta d'ingresso. Era a poco meno di mezzo metro da questa, quando qualcuno tentò di spalancarla con un calcio. Bam! David reagì, caricando a testa bassa e richiudendo la porta con una spallata. Poi si buttò a terra e la tenne bloccata con il tacco della scarpa. 2. Sparò verso la porta dal basso verso l'alto. 5 colpi in rapidissima successione. Risuonò un grido strozzato e si udì un tonfo pesante sul pavimento della veranda. Allora si alzò e sparò altri 3 colpi, riparandosi nella nicchia situata sotto la rampa delle scale, fuori dalla linea di tiro. Il tempo era scaduto. David si girò e vide Jill e Chris scattare verso la scala. Avevano messo piede sul primo gradino quando risuonò un fragore dietro di loro. Schegge di legno volarono dalla porta d'ingresso, crivellata da una selva di pallottole. Gli attaccanti volevano terminare la partita. Se Chris e Jill non erano riusciti a togliere di mezzo i due appostati in cucina, avrebbero avuto sicuramente la peggio. Quando lui, a metà della scala, David, sparò altri 2 colpi verso la porta d'ingresso che si stava sgretolando, sperando di dare ai compagni il tempo di fuggire, passeranno 10, 20 secondi prima che si rendano conto che ce ne siamo andati. Ma per farcela, avevano bisogno di molta fortuna. Volevo ringraziare Rito Roo, che mi ha dato molta, ma cioè, questi commenti ogni tanto mi spronano a fare meglio, quindi grazie. Rebecca stava lì sul pianerottolo al buio, con il cuore in gola, che tamburellava, quasi forte come gli spari che inseguivano Jill e Chris in fuga su per le scale. Forza, forza! Barry era alla sua destra, sul fondo del pianerottolo, appena distinguibile nell'oscurità rischiarata dalla luce della luna che filtrava attraverso la finestra aperta.
Jill fu la prima a raggiungerli, seguita subito dopo da Chris. Bam! Bam! Due lampi brillarono nel buio, fuoriuscendo dalla canna della 9 mm di David. Poi anche lui raggiunse Rebecca, materializzandosi di fronte a lei, in quella luce tetra, come un fantasma grondante di sudore. Di qua! Rebecca si girò e corse verso la finestra, con David al fianco. Jill era saltata giù e Chris stava prendendo lo slancio. In piedi sul davanzale, sorretto con una mano da Barry. Oddio misericordioso, fammi atterrare sul morbido un mucchio di foglie o qualcosa di simile! Il fragore con cui la porta d'ingresso veniva forzata in quello stesso momento dagli attaccanti fu seguito dal suono dei loro passi e delle loro voci, voci maschili che mormoravano ordini in tono concitato e imperioso. Chris saltò e Barry si volse verso Rebecca con una smorfia tesa sul viso. Lei rinfoderò la pistola e si arrampicò a sua volta sul davanzale, aiutata dal compagno. C'erano dei cespugli sul lato della casa, rigogliosi e folti, e terribilmente lontani visti da lassù. Incrociò lo sguardo di Jill sul prato che stava tenendo sotto tiro il davanti della casa e quello di Chris che guardava verso di loro con un'espressione angosciata. Non stare lì a pensarci, fallo e basta! Rebecca si calò giù dal davanzale, sorretta dalle forti mani di Barry. Le spalle le dolsero quando si spenzolò nel vuoto, mentre Barry si sporgeva per proiettarla leggermente in fuori. Lui la lasciò andare e prima che la giovane avesse il tempo di avere paura, atterrò tra i cespugli che le graffiarono le gambe nude. Chris intervenne subito per trarla d'impa. Per trarla d'impaccio sollevandola senza apparente fatica ed estraendola dall'intrico di rami. Scappa verso il retro, le sussurrò tornando subito a volgere la sua attenzione verso la finestra. Rebecca attraversò il prato e si inoltrò nel buio del giardino posteriore, portando la pistola davanti a sé. Alla sua sinistra, 20 metri più in là, stava l'ombra protettiva e silenziosa di un tratto di bosco. Svelta, svelta! Dentro la casa risuonarono fragorosi degli spari, poi ci fu un tonfo fra i cespugli alla sua destra, ma lei non si voltò, continuando a correre e correre come le era stato detto di fare, verso gli alberi. Con la coda dell'occhio Rebecca vide qualcosa muoversi all'angolo della casa. Senza esitare fece fuoco 2 volte in quella direzione, con la calibro 38 che le aveva dato Barry. Una figura si afflosciò a terra. Era un uomo armato di fucile, ma ormai innocuo. Non avevo mai sparato a nessuno prima d'ora. Sbrigati! Gridò Chris. Rebecca, guardando dietro di sé, vide Barry emergere dai cespugli e correre verso di loro. Un altro grido venne dalla finestra, seguito da una raffica di mitra. Rebecca sentì leggermente il terreno vibrare intorno a lei, mentre le pallottole proiettavano sulle sue gambe le piccole zolle del prato. Merda! David e Jill risposero al fuoco mentre correvano verso gli alberi, preceduti da Chris. L'uomo che aveva sparato dalla finestra doveva essere stato ferito, oppure si era messo al riparo perché il suo mitra smise di crepitare. Mentre raggiungevano il margine del bosco, Rebecca sentì ululare delle sirene e subito dopo le grida degli aggressori che scendevano di corsa i gradini antistanti la casa di Barry. Pochi minuti più tardi udì lo stridere di pneumatici delle volanti della polizia. Rebecca continuò a correre attraverso il fitto sottobosco, facendo lo slalom tra i rami bassi degli alberi, cercando di non perdere di vista i compagni. La pistola era divenuta pesante come un macigno nella sua mano. Il cuore le batteva così forte che sembrava volerle uscire dal petto. Le gambe non le sorreggevano più. I polmoni le scoppiavano. Tutto era successo così in fretta. Sapeva che erano in pericolo, che l'ombrella era sulle loro tracce. Ma la realtà aveva superato largamente la fantasia. Non avrebbe mai immaginato che dei killer potessero fare irruzione nella casa di Barry. E che io ne avrei eliminato uno. L'idea che forse aveva ucciso un uomo respinse quel pensiero prima che potesse impadronirsi di lei. Concentrandosi sulla macchia pallida della maglietta di Chris, i suoi scrupoli di coscienza avrebbero dovuto attendere un momento più opportuno. Davanti a loro si aprì una radura dove le strutture metalliche di alcuni giochi per i bambini brillavano debolmente nel buio. Chris rallentò il passo e infine si fermò al limitare del parco.
volgendosi indietro per cercare l'ombra dei suoi compagni. Rebecca lo raggiunse e Barry e Jill arrivarono subito dopo. Ansimavano penosamente e sembravano non meno sconvolti di lei. David, dov'è David? Chiese Chris, respirando a fatica, e tutti si girarono scrutando nel buio per cercare di distinguere qualcosa in mezzo ai rami degli alberi. Fu allora che Rebecca vide un'ombra muoversi furtivamente sulla sua sinistra. Attenzione! Gridò. Si gettò a terra, riassalita dal terrore. L'ombra furtiva fece fuoco contro di loro, due volte, due spari che fecero meno fragore rispetto a quelli che erano risuonati prima nella casa. Poi ce ne fu un terzo, più forte, più vicino. E l'ombra barcollò e cadde, andando a sbattere contro un albero prima di afflosciarsi silenziosamente a terra. Tranne che per il lontano ululare delle sirene, nel parco tornò il silenzio. Rebecca alzò lentamente la testa e vide David in piedi, con la pistola ancora spianata contro il killer, deceduto. Jill e Chris stavano acquattati vicino a lei, armati. Si guardavano intorno, inquieti, con gli occhi ancora sbarrati. Dall'altro lato invece c'era Barry. Era steso bocconi, il viso premuto sul tappeto di aghi di pino e di foglie morte, terribilmente immobile.